Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati Foot, benvenuti alla doppia player di Lukaku, World Cup, Live, quelle cose lì, e Rudi Feller, Foot, Hero, Marvel. Però prima di iniziare questo video volevo che lasciaste un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete i link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram, canale Twitch. Volevo che spaccate questo video di 50 milioni di miliardi di mi piace, dai ragazzi, dai, 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 sempre più, sempre. Rudi Feller parla al piede, scambio con Lukaku, non riesce però. Rudi Feller, stop, tiro al volo! Bello. Rudi Feller non ci è arrivato di testa, peccato. Lukaku non riesce a girarsi bene. Rudi Feller si libera di tutti, Rudi Feller! Fuori. Vai, Rudi Feller. Rudi Feller, vai. Niente, non riesco ad avanzare. Vai Lukaku, vai di fisico Lukaku, 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 Lukaku. Lukaku. Per Rudi Feller, centralissimo. Rudi Feller. Vai Lukaku, fammi un tocco sotto da... Madonna mia, è brutto, debole. Vai, Rudi Feller. Rudi Feller! Eccolo qui il primo gol di Rudi Feller. Un bel tiro a fil d'erba sul palo gol. Bella questa... Ah, peccato che non è fuori gioco. Sembrava proprio bella la palla per Lukaku. Vai, Lukaku. Mannaggia di Venzor. Vai, Rudi Feller. Gol di Mancino. Rudi. Bravo, Rudi. Rudi Feller, skill, tiro, gol, Rudi Feller. Vai Lukaku, tiro di Lukaku. Vai, prendi la palla, Lukaku. Vai Lukaku, inserimento bellissimo da dietro le retrovie avversarie. Gol di Mancino di prima, Lukaku. Vai Lukaku, mamma mia, Romelu Lukaku al 90°. Nonostante non abbia tutta questa resistenza, è riuscito al 90° andare al gol. Vediamo se fa vedere tutti i replay. Potenza, vediamo che potenza. Non lo dice la potenza. Peccato. Lukaku. Iniziamo da Lukaku. Lukaku è una carta live, si può aggiornare se la sua squadra passa in fase a gironi, se passa gli ottavi, se passa, insomma, si aggiorna col via via che avanza la competizione. Dove può arrivare? Secondo me, almeno il girone può passarlo, quindi può ricevere già un upgrade. Vediamo però nel dettaglio. Lukaku nutre di base il tiro. Di base ha un ottimo tiro. Quindi su questo assolutamente io non contraddico e non discuto perché effettivamente ce l'ha. Magari dalla distanza, ecco, è l'unica pecca, però al volo secondo me va benissimo. In aria non ha problemi, è molto freddo e aiuterà tantissimo tu per tu col portiere. Worketz, vi dico già, Worketz alto in attacco e basso in difesa, va benissimo, ottimo Worketz. 3 di skill, ok, ci possiamo stare perché è macchinoso purtroppo. Macchinoso, potremmo scrivere, aspettate un attimo. Allora, è macchinoso, poco agile, poco equilibrio e va bene, peccato purtroppo, avrei preferito qualcosa in più. Nel dribbling però vi devo dire che ha reattività, niente male. E controllo palla, niente male. Però principalmente è molto reattivo. Questa è una cosa che mi è piaciuta. Colpo di testa non me lo sento un pro, ragazzi, perché ha difficoltà nel salto magari a tenere posizione, perché forse si sbilancia troppo facilmente e non va bene. Resistenza pessima, ragazzi. È vero che mi ha fatto quel gol al 90°, però ragazzi, si è sudato, sudato per fare quel gol al 90°. Non ha resistenza, ha forza, forza, tantissima forza. È un mastino fisicamente. Non è molto aggressivo. Passaggio non brutto, però è passabile per un attaccante normale, normale, dai. Poi abbiamo un body type, secondo me massiccio. Come stile intesa, io l'ho provato col base. Il suo stile di corsa è allungato, quindi non possiamo cambiarlo in nessun modo con nessun tipo di stile intesa. Ma secondo me
il più votato degli screen test, secondo me, secondo il futbolino il più votato è motore, anche se non starebbe male un bel cacciatore, volendo ragazzi. Con indice di abilità da 1 a 3, 2,5 perché il Belgio è una buona nazione, però non c'ha troppo, tantissimi giocatori del Belgio Serie A, Inter ci possiamo stare. Come prezzo si trova sugli 83-84, un prezzo abbastanza giusto, secondo me continuerà a scendere. Ragazzi, è un attaccante che può giocare come punta unica, però ve lo consiglio con un giocatore più agile, più scattante, più performante, più propenso a fare quei dribbling che magari a lui mancano. Poi lui non è molto veloce, 87 sì, ma pecca tantissimo nell'accelerazione iniziale e ha un'ottima velocità massima comunque. Come alternativa in Serie A Zeko Special, oppure Lautaro If, oppure anche Correa quello SBC. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, mi è piaciuto sì e no, piccole pecche ce ne abbiamo, 7.5. Andiamo al tedesco Rudi Völler. Völler ha un prezzo di circa 1 milione, mi pare di capire. Sì, siamo lì, giù di lì. È un attaccante tedesco italiano della Lega Serie A. Quest'anno gli Hero hanno 3 stili intesa di base, mi pare di capire. Con lui 3 partite, 3 gol e 3 assist addirittura. Ha un work rate buono, alto in attacco e basso, è normale in difesa. Giocatore molto rapido, della velocità c'è poco da dire, veramente, veramente rapido. Qui su Footmin nemmeno mi escono le stazze, le vediamo da qui. Sul tiro, bah, tanta roba, veramente sa tirare benissimo. Con lui non ho nemmeno avuto l'occasione di tirare troppo per poter segnare. Infatti è necessario tirare il giusto per fare i suoi gol abbastanza tranquillamente. Passaggio come Lukaku, forse qualcosina in più, ma giusto qualcosina in più, ha più visione. Ragazzi, sa vedere meglio gli inserimenti, però devo dire passaggio va benissimo per un attaccante. Il dribbling, ecco, ve lo metto come pro, ragazzi. Però ha 3 skill, quindi 3 skill di base sono contro in questa carta. Il dribbling ve lo metto come pro perché ho notato difficoltà nel girarsi in maniera molto facile con lui. Ah, lui vi dico, ha come stile di corsa, se non sbaglio, controllato. Allora, aspettate ragazzi. Sì, controllato e colpo di testa interessante in carta, ragazzi. Però in game in realtà ha avuto un pochino di difficoltà nel posizionamento quando si deve mettere a colpire di testa. Comunque, buon fisico, resistenza top, ragazzi, lo tenete in campo tranquillamente senza problemi. Assolutamente, non è estremamente aggressivo, beh, non ci può interessare tantissimo con questa cosa, insomma. Ha freddezza e ha reattività, niente male. Come caratteristiche, forte di testa, tiro di precisione. Non sarebbe d'accordo, sa tirare benissimo in precisione, e anche a pallonetto, secondo me. Come alternative in Serie A, appunto, Zeko, Lukaku, anche lo stesso Föller, Hero base ci potrebbe stare. Come indice di ibridabilità da 1 a 3... Allora, in questo caso abbiamo Serie A, diamo 2 punti, Nazione, gli diamo un altro punto, quindi 3 punti, 3, ragazzi. Prezzo molto alto, spero scenda, 1 milione è tanto, però è abbastanza interessante come carta, secondo me è più giusto, essendo anche un Hero, quel 500.000, vabbè, poi il prezzo è abbastanza soggettivo. Stile intesa o motore, volendo ci può stare, oppure un Falco. Per me. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, 8.5, più interessante di Lukaku, è un po' più versatile, ecco. Riesce ad andare di fisico, riesce ad andare di velocità, di dribbling, di tiro, è più versatile di Lukaku. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta, di queste carte, di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, condivisione, e con GB Sport, se ti ringrazio, ciao belli.